Il giornale Il giornale di Vivicentro Network. Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Guardia di Finanza, Palermo, operazione in alto mare. La Guardia di Finanza ha sequestrato preventivamente 3 traghetti alla Caronte e Tourist Spa più altri beni e denaro per presunta truffa alla regione. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, in collaborazione con i colleghi del Nucleo di Messina, hanno eseguito stamane un decreto di sequestro per oltre 3 milioni e 500 mila euro, siglato dal GIP Salvatore Mastro Eni, su richiesta della Procura di Messina retta da Maurizio De Lucia. Il provvedimento è stato disposto nei confronti della società di navigazione Caronte e Tourist Isole Minori Spa e dell'imprenditore 56enne Sergio Lacava quale amministratore della NG Spa incorporata nel 2017 dalla Caronte e Tourist Isole Minori Spa. Il sequestro preventivo comprende 3 navi traghetto, Pace, Caronte e Ulisse, che sono attualmente impiegate nei collegamenti La Maddalena Palau, Trapani Isole Egadi e Palermo Ustica, nonché somme di denaro, beni e quote societarie fino alla concorrenza di oltre 3 milioni e 500 mila euro. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.